dalla pop art alla storia, passando per i volti di personaggi illustri che si insinuano tra le parole stampati su fogli di giornale, danno vita a immagini oniriche. Sono le opere realizzate dall'artista architetto Giuseppe Oddi in mostra a Fiorenzuola. Oddi gioca con l'arte e l'architettura, rendendo immortale un foglio di notizie. Siamo all'interno dell'ex macello comunale di Fiorenzuola, dove è in corso la mostra delle opere di Giuseppe Oddi. Che cosa vogliono raccontare queste opere? Queste opere rappresentano il quotidiano visto attraverso degli occhi che non sono quelli del solo giornalista, ma di qualcuno che vuole fissare una storia e fare in modo che questa storia viva nel tempo. Quindi lo spunto è dato dalla pagina del giornale, dalla parola, dalla frase, oppure dall'immagine che sulla pagina del giornale è stata inserita da chi ha costruito il giornale, per diventare un qualcosa di diverso che dovrebbe durare nel tempo e dovrebbe suscitare un'emozione che si mantiene. Lo spunto è dato da molteplici fattori. A volte la persona che è rappresentata sull'immagine del quotidiano è quella che ti fa scattare il meccanismo per cui ritieni necessario segnalarlo in un modo importante. Presidente, anche le pagine di un giornale possono diventare delle opere d'arte. È vero, questa è proprio la dimostrazione che la pagina del giornale non è solo un supporto di notizie, ma può essere anche un piacevole supporto per un artista. Infatti Oddi devo dire che è riuscito a trasformare il nostro giornale, ma anche il Corriere della Sera e anche Repubblica, in qualcosa di artistico. A volte le notizie sono artistiche, però questa volta ricoperte e così supportate da un fondo tipografico, anche la pittura prende un altro significato, perché dietro scorrono delle parole, c'è una trasparenza che lascia intravedere quello che è la notizia, e sopra la notizia c'è una storia fantastica che molto probabilmente il pittore sognava in quel momento, intanto che dipingeva. Però sta a noi spettatori poi cercare di capire attraverso i disegni, attraverso che cosa voleva fare quel giorno.